Ben ritrovati a cielo aperto, un cordiale saluto da Claudio Ferri. Fare impresa per i giovani agricoltori è sempre più difficile. Parleremo appunto di questo argomento, delle difficoltà che incontrano i giovani imprenditori, ma anche il supporto che a loro viene fornito. Il ricambio generazionale in agricoltura è più difficile di altri settori, ma non impossibile. Molti giovani scelgono di restare nell'azienda agricola di famiglia con in tasca progetti di sviluppo dell'attività e la voglia di investire. L'azienda Vandelli a Castelnuovo Rangone è ad indirizzo zootecnico con 120 capi da latte per il parmigiano reggiano. Oltre a Giorgio e la moglie Liliana prendono parte attivamente le figlie Daniele di 31 anni e Simona che ne ha 26. L'organizzazione aziendale prevede mansioni ben precise ad ognuno dei componenti della famiglia, che assicura l'efficienza produttiva ad un'impresa complessa nelle sue declinazioni quotidiane. Due ragazze che hanno deciso di restare in agricoltura con il supporto anche importante di vostro papà, che insomma vi ha dato non solo. E anche la mamma, che non solo vi hanno dato insomma un patrimonio importante, ma soprattutto anche le prime indicazioni per condurre questa azienda. Sì, non hanno dato solo le prime indicazioni, ma non hanno proprio dato un insegnamento completo, e tuttora noi aiutiamo solo, sono loro che comunque dirigono il tutto e noi impariamo quello che ci viene insegnato. Ecco, ma lo stimolo da chi è venuto? È stata una vostra iniziativa oppure comunque il papà vi ha supportato in questa vostra decisione? Siamo nate qui, siamo sempre stati nell'ambiente, abbiamo studiato perché era giusto studiare, dopo i genitori hanno deciso di fare un passo in più e noi li abbiamo supportati. Ecco, gli investimenti importanti non solo in termini di fatiche, insomma, di disponibilità appunto di energie vostre, ma anche in termini economici. L'investimento è stato economico perché per comunque fare una stalla, comunque tutto quello che ci viene attorno sono soldi suonati. E in più fatica perché quasi tutto quello che c'è l'abbiamo fatto noi con le nostre mani. Ecco, tutto è iniziato quando? Quanti anni fa avete cominciato, Mio insomma? padre ha incominciato nel 63, da solo con mamma. E poi dopo, pian pianino, siamo nate noi, siamo sempre state qui perché non c'è la possibilità di andare in giro o meno, siamo sempre state qui, siamo sempre state in mezzo alle mucche, ci è sempre piaciuto e pian pianino abbiamo preso su. Tu hai trascinato la sorella oppure sei tu che o tua sorella ha trascinato te? Diciamo che ha incominciato lei perché lei è la più grande. E poi dopo pian pianino ho incominciato anch'io, lei però piaceva di più le cose più manuali, diciamo così, il trattore le piaceva meno, allora io ho preso il campo del trattore e lei invece aiuta a fianco a mia madre. Quindi vi siete divisi i compiti. Sì, diciamo di sì, ecco, diciamo che lei è più sul mungere, ecco, poi il resto pensiamo io e mio papà e mamma supporta comunque tutti. Quindi l'organizzazione familiare vi consente comunque di fare le vostre vacanze tranquillamente, anche perché se in due No, se no, purtroppo questo no. come no? No, questo purtroppo no. C'è tanto troppo da lavorare, quindi anche se siamo in quattro c'è veramente molto. Non, se riesce ad andare via qualcosina d'inverno, ma anche i miei genitori non vanno mai via. Quando c'è un momento più, diciamo, tranquillo nei periodi invernali, allora. Sì, però direi se sta sempre qua comunque non si riesce a fare molto, ecco. Vostri progetti futuri? I vostri progetti futuri, oddio. Portare avanti l'azienda, se si potrà un domani magari anche abbellirla, dipende tutto da come andrà il mercato, da come si può investire, e continuare a portare avanti la mia famiglia, la famiglia di mia sorella e quella dei miei genitori ovviamente. Ecco, giovani e anche ragazze, è un abbinamento che non si trova spesso in agricoltura. Sì, questo è vero, perché è un mestiere che è molto, molto faticoso. È molto impegnativo, come le dicevo prima, vacanze non ce ne sono, almeno per quanto riguarda noi. Adesso mia sorella ha due bimbi, quindi è giusto che lei vada. Io adesso ho appena preso marito, comunque qualcosina si fa, però poco, poco perché purtroppo il tempo è quello che è, c'è tanto, tanto, tanto da lavorare. Cosa dicono i vostri amici della vostra attività? Che siamo dei matti a lavorare così tanto.
Sì, che è molto faticoso, che ci vuole tanto coraggio e tanta pazienza, ecco, perché purtroppo bisogna rinunciare a moltissimo, a moltissimo. Non ci sono un granché di uscita la sera, ecco, si va a mangiare una pizza, no? Un ristorante, ma poi dopo si viene a casa, perché la mattina lei munge, quindi si deve fare molto presto. Io incomincio leggermente dopo, però finisco più tardi la sera, quindi non c'è grande disponibilità di tempo. Daniele è la sorella maggiore e quindi deve conciliare, oltre che l'attività lavorativa, anche la famiglia e i bambini. Ecco, come fa una ragazza ad essere impegnata sia nell'attività lavorativa e anche in famiglia, quindi con un lavoro impegnativo come quello della gestione dell'azienda? Diciamo che ci si aiuta poi tutti, cioè siamo una famiglia, ho l'aiuto dei miei genitori, quelli di mia sorella. Parto presto la mattina, ho due bimbi indipendenti, sono abbastanza bravi, anche se piccoli, però sì, l'impegno è tanto, ecco. Tu e tua sorella avete in gestione insieme al papà questa azienda importante con la mamma. Ecco, voi come avete deciso di a un certo punto di trovare questa comunione e dire bene, tutti assieme rimettiamo in gioco e poi rilanciamo, e quindi avete anche ristrutturato, fatto un'azienda più grande, insomma la sala di mungitura, quindi vuol dire anche un investimento economico. La scelta è stata prima di mia sorella, in quanto lei faceva la geometra, però era stretta fra quattro mura. E dopodiché la decisione è stata o ci allarghiamo o rimaniamo in piccolo. Io con due bimbi la necessità era di essere una mamma presente, e purtroppo fare il ragioniere programmatore non mi conciliava le due cose. Invece in questo modo riesco ad avere i miei figli al pomeriggio sempre qui con noi e a fare la mamma e allo stesso tempo lavorare. Qui ci abbiamo giocato, insomma, abbiamo investito, ci abbiamo creduto e adesso andiamo avanti. E avete chiuso il cerchio? Ma il cerchio non è ancora chiuso, perché insomma le idee, le infrastrutture le abbiamo appena incominciate. Quella di fianco qui è stata fatta nel 2009, due anni fa, il capannone quest'anno. Le idee ci sono tante, poi andiamo avanti, un passo alla volta. Quanto ha contribuito il papà e la mamma, insomma, per la realizzazione di questo vostro progetto imprenditoriale? Papà e mamma sono le basi, sono come in una casa le fondamenta, ecco, e quindi sono i principali sostenitori. Noi siamo gli aiutanti, i sostenitori secondari, ecco, però sì, loro due in primis, sempre. Giorgio e Luciana Vandelli hanno dato vita a questa impresa zootecnica, poi le figlie sono subentrate, quindi hanno un ruolo importante in questa attività. Ecco, qual è il contributo, non tanto in termini economici, ma anche in termini motivazionali, insomma, che ha dato alle figlie per andare avanti con questa difficile attività di imprenditrici? Innanzitutto la grande passione, un sacrificio, perché le figlie vedono i sacrifici che facciamo noi, naturalmente sono interessate a portare avanti questa nostra attività, perché senza il loro contributo sarebbe quasi impensabile di mettere in campo un valore, sì, anche economico, se uno non vede che ci sia un minimo di futuro. Poi loro sono state anche da un certo punto di vista fortunate, perché comunque hanno trovato il capitale terra, il capitale bovino, sì, che comunque sì, c'era a disposizione. Se un giovane dovesse ricominciare da zero? Non ce la fa assolutamente, perché abbiamo 13 trattori, abbiamo comprato uno anche adesso, si parlano di... Sono investimenti sostenuti. Esatto. E poi quello che vede, ci sono delle strutture che... Sì, anche se l'abbiamo proprio, si può dire, fatte tutte noi con le nostre mani, tranne le strutture metalliche, però tutto il cemento, tutta quella roba qua l'abbiamo messa insieme noi, con degli anni di lavoro, non è una cosa poca. Ecco. Luciana, l'impegno di agricoltrice e anche di mamma e anche nonna in certi momenti? È molto forte, perché bisogna aiutare il marito, le figlie, i bambini sono a scuola, sono da andare a prendere,
però diciamo, io che sono venuta qui dopo che mi sono sposata con mio marito, che non avevo niente, non sapevo neanche fra l'altro il mestiere, perché io facevo la magliaia, però mi sono appassionata e adesso non mi sento neanche, diciamo, di metterci un estraneo al mio posto, perché non dico che non mi fido, però sono contenta di avere con me le mie figlie, non altre persone, ecco. Lei è impegnata a 360 gradi, 24 ore al giorno, insomma, tra azienda, marito, figli e nipoti. Sì, direi di sì, abbastanza, ecco. Ci si alza al mattino presto e si va a letto la sera quando si può, quando si è finito. Un ruolo attivo molto importante. Giorgio, il futuro di questa azienda, come lo vede? Io mi auguro che ci sia, che le figlie abbiano la passione, non ci vada via. Naturalmente questo qua sarà una cosa che sarà anche molto il mercato, perché se il mercato dà ragione, io parlo del mercato, io parlo del prezzo del formaggio, perché noi produciamo latte che va in Parmigiano Reggiano, perciò se il mercato dà ragione è un incentivo in più per andare avanti. E poi adesso fortunatamente il Parmigiano Reggiano gode di buona salute, speriamo che continui così. Speriamo che duri.